Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale UFO News. Oggi vi presento un argomento che non tratto ormai da un po' di mesi perché non c'erano effettivamente delle notizie veramente importanti, veramente interessanti da dare. Quella del fenomeno degli UAP, cioè degli UFO, così come vengono chiamati oggi dal Pentagono, e naturalmente di tutto quel teatrino mediatico, di quell'ambaradanne che si sta generando intorno alla diatriba sulla questione degli UAP, alla questione della disclosure, cioè della diffusione di informazioni ormai da decenni segrete, che quindi vengono svelati dei misteri proprio riguardo alla questione degli UFO e tutta una serie di argomentazioni che gli ruotano intorno, e naturalmente conseguente alla consegna che a giugno dell'anno scorso è avvenuta di quel report divenuto ormai famoso in tutto il mondo al Congresso americano. Conseguenza di una serie di eventi che si sono susseguiti e che qui sul canale, nella community, sto gradualmente cercando di riproporvi nuovamente dai video già registrati, già pubblici qui sul canale UFO News, nell'ordine cronologico giusto, per darvi la possibilità di capire comunque la dinamica in toto e naturalmente appunto la storiografia di tutti gli eventi intorno alla questione degli UAP. Partendo ovviamente dall'inizio, dove senatori e il presidente degli Stati Uniti in carica fino a pochi anni fa, cioè Donald Trump, hanno voluto appunto aprire gli archivi e costringere i servizi segreti e le forze armate a fare delle dichiarazioni e ad attivarsi in tal senso. Quelle che sono naturalmente le conseguenze che si sono sviluppate nel frattempo e che hanno portato ulteriori risvolti ci portano naturalmente ad un'affermazione che è avvenuta in data 5 aprile 2022 e che riguarda la nota rivista americana che potremmo dire essere tra le più importanti al mondo per la diffusione degli argomenti che riguardano il fenomeno UFO e i misteri, ma anche la più controversa e la più contestata, che è il The Sun. Il The Sun, infatti, in data 5 aprile 2022, pubblica un articolo che si chiama File X, cioè X-File. Il Pentagono rilascia 1500 pagine di documenti segreti su un oscuro programma UFO dopo 4 anni di battaglie. Già da questo titolo possiamo trarre alcune conclusioni, una delle quali ambigua, forse sbagliata, cioè dal titolo sembrerebbe che si tratta di un programma di sviluppo ufologico piuttosto che di studi ufologici. Vedremo invece nell'arco di questo video cosa realmente è stato detto. Intanto è importante capire che si tratta di 1574 pagine, essendo più di 1500 documenti, vuol dire che la maggior parte, quasi tutti i documenti, sono di una sola singola pagina e naturalmente riguardano in questo caso, in qualità di X-File, esclusivamente il fenomeno UFO e le conseguenze sulle persone di tale fenomeno. Per semplificare il tutto e per comprendere meglio quello di cui stiamo parlando, ho scelto una lettura con delle spiegazioni, naturalmente, che vi farò man mano, più italiana, che ritengo essere un ottimo riassunto di quello che è l'articolo del The Sun e naturalmente potremmo dire un'anticipazione di quello che probabilmente ci aspetta nei prossimi mesi, con una serie di eclatanti dichiarazioni proprio riguardo al contatto degli UFO con le persone che potrebbero lasciare i più scettici. E coloro che a spada tratta devono cercare comunque una soluzione piuttosto razionale rispetto ad una per loro naturalmente irrazionale, ma al contrario razionalissima in considerazione degli eventi, che potrebbero lasciare appunto sconvolte le persone più delicate, tra virgolette, di animo, ma soprattutto quelle
meno credenti, quelle più scettiche, quelle più timorose della verità e naturalmente quelle che hanno determinate convinzioni che non voglio criticare, ma sulle quali ho sempre messo dei punti e naturalmente dei paletti. La lettura che ho scelto, che vi farò oggi con le spiegazioni, giusto per non omettere date e problematiche varie, è l'articolo delle Scienze Notizie, quindi del sito Scienze Notizie, che è appunto in italiano e che secondo me all'indomani della pubblicazione del The Sun risulta essere la migliore pubblicazione che possiamo osservare. Un nuovo database relativo a presunti incontri con UFO è stato recentemente desecretato dal Pentagono e riporta una serie di conseguenze inspiegabili che vanno dalle gravidanze alle paralisi. Attenzione, stiamo entrando naturalmente nel campo delle abduction, in quello che noi ufologi sosteniamo ormai da decenni e che veniamo costantemente presi per complottisti, criticati, con il sostegno di coloro che, come scettici, come paurosi, sostengono l'impossibilità e la nullità delle prove a tal fine. Oltre 1500 pagine di materiale e questa l'enorme mole di documenti inserita in un database di report che il Pentagono ha deciso di rendere pubblico e che riguarda presunti incontri con UFO. Naturalmente si è prudenti, si usa il presunti. La decisione del governo degli Stati Uniti è arrivata in seguito ad una richiesta del Freedom of Information Act. Si tratta di documenti di un programma segreto del Dipartimento della Difesa operante tra il 2007 e il 2012, noto con il nome di Advanced Aerospace Threat Identification, cioè del Trattato Avanzato per l'Identificazione Aerospaziale. Ebbene, stando a quanto riportato dal The Sun, quindi attenzione, tutti gli articoli che stanno emergendo fanno riferimento al The Sun e vi spiegherò poi il perché. In tali documenti sono presenti report relativi agli effetti biologici sugli esseri umani, quindi parliamo di effetti fisici degli avvistamenti UFO, ma anche studi su tecnologie avanzate non meno importanti, piano per esplorare e colonizzare lo spazio profondo. Quindi forse quel titolo che sembra ambiguo in realtà è stato scritto di proposito. Perché si può andare in due direzioni differenti, ma ne parleremo tra qualche momento. La TIP, ricordiamo, è divenuto di dominio pubblico nel 2017 in seguito alle dimissioni del Pentagono dell'ex direttore Luis Elizondo, che è arrivato a pubblicare i famosi video dell'US Navy, della portaerei Nimitz, dell'UFO Tic Tac, e da lì poi ha innescato tutto un meccanismo. È stato lui a divulgare attraverso i media una serie di video che mostrano un velivolo identificato muoversi in modi non terrestri. Questa affermazione è un po' mi fa sorridere, un po' ridicola, comunque ci sta. La richiesta poi è stata presentata per tutti i documenti relativi al programma classificato come top secret fino al 2017. Dal The Sun, ecco il perché l'esclusiva del The Sun e gli articoli fanno riferimento a esso, perché è stata fatta una richiesta esplicita proprio dal The Sun e quindi il materiale è stato consegnato ad essi. Ecco perché nel sito, nell'articolo originale del The Sun, troviamo le immagini relative alle poche pagine, documenti, lettere che sono state esposte, che sono marchiate col marchio appunto del network The Sun. Allora, l'agenzia di intelligence della difesa ha rilasciato un'enorme quantità di materiale intitolato Anomalous Acute and Subacute Field Effect of Human and Biological Tissues. È il documento sul quale si è concentrata l'attenzione del giornale britannico, è datato 2010 e vengono descritte presunte lesioni, osservatori
umani da parte di sistemi aerospaziali avanzati anomali, alcuni dei quali si legge potrebbero essere una minaccia agli interessi degli Stati Uniti. Sono 42 i casi descritti, con relative cartelle cliniche, oltre 300 casi non pubblicati, dei quali vengono descritte varie lesioni dopo incontri presunti con veicoli anomali. Dalla paralisi alle ustioni da radiazioni fino alle gravidanze misteriose, e nel rapporto vengono rilevati anche casi di danni cerebrali o ai nervi, mal di testa o palpitazioni cardiache conseguenti a tali incontri. Il contenuto di tali rapporti deve ancora essere condiviso dal giornale, che sta cercando di capire quale sia stato il processo di verifica adottato dalla ATIP per indagare sui presunti casi. Certo è che si parla di ustioni o di altre condizioni legate alle radiazioni elettromagnetiche inflitte in alcuni casi dal sistema di propulsione legati all'energia, che è quello che dico io da almeno un decennio, forse parecchio di più se consideriamo le teorie, se consideriamo gli articoli scritti e quant'altro, dove ho spiegato, soprattutto nei convegni, che molte ustioni di cosiddetti addotti sono riconducibili proprio alle radiazioni emanate dai sistemi di propulsione, dal plasma, dalla propulsione a fusione elettromagnetica e quant'altro dei velivoli probabilmente di origine extraterrestre, che in tal senso. E ci sono anche, attraverso le ricostruzioni di questi addotti, delle ustioni che sono riconducibili invece piuttosto a dei sistemi di ventilazione del vapore caldissimo generato da questi motori, eccetera. Non solo viene riportato anche un elenco di presunti effetti biologici legati ad avvistamenti UFO nel periodo compreso tra il 1873, attenzione, ed il 1994, come teletrasporto, levitazione, esperienze di telepatia e rapimento apparente. In conclusione, le prove indicano che alcuni sistemi avanzati siano stati implementati, cioè da quello che si conosceva, si è arrivati ad una soluzione, ad una versione più avanzata, attraverso piani segreti in cui sono stati compresi questi sistemi da parte degli Stati Uniti. Ci stanno dicendo che sono in possesso di UFO, che li hanno retroingegnerizzati dopo averli compresi e infine li hanno prodotti con una versione addirittura più evoluta di quella che hanno recuperato. Già solo per questa affermazione sono tantissime le persone che dovrebbero chiedere scusa alla comunità ufologica, che dovrebbero chiedere scusa a tutti gli appassionati che in questi anni sono stati etichettati come dei dementi che capivano le cose a modo loro, che non riuscivano a comprendere l'evoluzione ingegneristica umana, non riuscivano a spiegare determinate cose e quindi avevano la necessità di inventare delle teorie allucinanti. Adesso abbiamo la prova governativa del governo degli americani che questo è stato fatto. In realtà di prove ce ne sono già tante altre sono state divulgate, alcune delle quali le ho anche mostrate attraverso video qui sul canale UFO News, e naturalmente le ho mostrate anche sul mio sito www.statodiemergenza.com. Giusto per arrivare alla conclusione, siamo davanti quindi a oltre 1500 pagine, oltre 1500 documenti, alcuni dei quali parlerebbero di casi specifici con documentazione clinica, altri documenterebbero il contatto delle persone con UFO, ma soprattutto viene documentata tutta quella che è la conseguenza a livello di fenomeno del contatto con questi oggetti volanti sconosciuti. Si parla di conseguenze biologiche,
in alcuni casi possiamo sottintendere dall'affermazione documentazione clinica che queste persone siano addirittura finite in ospedale e abbiano avuto la necessità di cure mediche. Si parla di radiazioni, quindi si parla di ustioni da radiazione e di altro genere. Si parla di sistemi di propulsione elettromagnetici e quant'altro che per chi ci sta vicino, sia in quota, quindi i piloti, sia i testimoni civili per le interazioni aliene, sono a rischio e ricevono delle conseguenze che possono variare di caso in caso e ne elenca alcune. Inutile fare nuovamente l'elenco, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, vi ricordo di mettere un like, iscrivetevi al canale, attivate il campanellino per ricevere le notifiche delle nuove uscite e naturalmente condividete il video, condividete la notizia sui social, sul vostro profilo, insomma dove volete, se volete condividerlo con persone interessate all'argomento. Vi ricordo di seguire anche il mio sito internet che è www.statodiemergenza.com e naturalmente un saluto da Gabriele Lombardo Eufo News. Alla prossima, buona navigazione. Ciao.